un marchio di qualità per le strutture ricettive extra alberghiere. Il Comune di Napoli adotta il CIC, codice identificativo comunale, per affittacamere, bed and breakfast e case vacanza del territorio cittadino. Gli spazi in regola coi requisiti richiesti potranno iscriversi all'albo comunale e ricevere l'apposito contrassegno che segnalerà ai turisti un'offerta regolare e di valore. Le strutture dovranno essere conformi alle norme abitative e di sicurezza e all'ordinamento urbanistico della città di Napoli. Noi siamo interessati a regolamentare un fenomeno che è esploso in questi anni e devo dire lo facciamo in assenza di interventi da parte del legislatore nazionale che pure abbiamo sollecitato. L'istituzione dell'albo, siamo la prima città che sceglie questa strada, quella di far emergere il buono che c'è e nello stesso tempo intervenire laddove si annida l'evasione, perché l'ospitalità deve corrispondere ai criteri della sicurezza e quindi sapere chi è e chi arriva in città e nello stesso tempo anche nella qualità dell'offerta. L'albo delle strutture certificate è un primo passo per disciplinare l'assetto abitativo e per frenare i fenomeni speculativi che rischiano di alterare la morfologia sociale e produttiva di alcune zone a maggior impatto turistico. Napoli sperimenta oggi un'affluenza di visitatori mai conosciuta in precedenza ed ha bisogno perciò di aggiornare le sue regole di accoglienza. È un modo per combattere lo snaturamento delle identità delle città, che è un turismo non responsabile, un turismo non sostenibile possono indurre. Con l'albo delle strutture certificate il Comune intende anche fornire un primo contributo normativo per promuovere una maggiore sostenibilità del turismo e contrastare l'esercizio abusivo delle attività. Non possiamo più aspettare, quindi innanzitutto cerchiamo di fare un patto di responsabilità con tutti coloro che fanno turismo in modo serio, che lo fanno per garantire in particolare un reddito alla propria famiglia o ai giovani che hanno in questo modo trovato la possibilità di garantirsi un lavoro, un lavoro tra l'altro credo gratificante, in modo anche quindi per richiamare la responsabilità degli altri livelli istituzionali ad agire in fretta, presto, bene, perché nel nostro provvedimento ci sono delle indicazioni molto chiare su come bisogna fare per fare delle buone leggi in questo settore. Vogliamo avere una visione di città, cui il turismo è una ricchezza, non c'è massificazione, non si diventa una città come un'altra al mondo, che si possa coniugare identità e rivoluzione, che quindi non ci siano fenomeni di svuotamento dei centri storici soprattutto da parte degli autoctoni, non ci sia chi faccia speculazioni immobiliari facendo lievitare i prezzi. Chiaramente il Comune fa quello che dovrebbero fare altri, perché noi abbiamo una legislazione regionale che risale al 2001, abbiamo una legislazione nazionale carente, anche quella europea, quindi diamo dei segnali che vanno soprattutto verso la direzione del rispetto delle regole, il rispetto dei diritti, la valorizzazione della cultura e la valorizzazione del turismo. Da qui a qualche giorno, a qualche settimana, approveremo anche la delibera sulle attività produttive e attività commerciali, cioè quella di incentivare coloro che investono su mestieri tipici, botteghe artigiane, trattorie, start-up giovanili, invece non chi vuole fare speculazioni commerciali, ad esempio con attività seriali che con alcuni luoghi del centro storico non hanno nulla a che vedere. Anche qui cerchiamo di intervenire in un sistema normativo che va invece verso la giungla delle liberalizzazioni più selvagge, cioè che se uno si sveglia la mattina tutto sommato potrebbe aprire qualsiasi tipo di attività commerciale. Cioè, noi siamo molto attenti al fatto che la nostra città ha delle radici profonde che non devono essere stravolte, ma nella consapevolezza che turismo e cultura, per cui siamo primi per crescita in Italia ormai da tempo, sta diventando un fenomeno di economia circolare nella nostra città che sta producendo una ricchezza che si vede, quindi siccome è una ricchezza così importante cerchiamo di beneficiarne tutti i cittadini, l'amministrazione che quindi può investire in servizi e miglioramento della vita, e credo in questo modo Napoli ha una sua visione, cresce, c'è sviluppo e non ci sono particolari effetti collaterali.